Volete sapere le 10 curiosità sul nuovo possibile acquisto dell'Inter, ovvero Hakimi? Bene ragazzi, non vi resta che andare a guardare tutto il video, lasciare un bel pollicione e iscrivervi al canale. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Teta Claude, oggi siamo qui con un nuovo video che sul mio canale è appunto un mantra, stiamo parlando delle 10 cose che non sai sui calciatori, in questo caso di Achraf Hakimi, il nuovo terzino destro dell'Inter, marocchino fortissimo. Le curiosità che andate a vedere non sono numerate ragazzi, io andrò a salutare in un prossimo video i ragazzi che azzeccheranno il numero esatto delle curiosità di cui andremo a parlare in questo video, quindi già da adesso preparatevi, fate i vostri appunto la vostra selezione delle curiosità, mi raccomando ragazzi, fatelo. Adesso non ci resta altro che partire con il video, buona visione, mi raccomando lasciate un like e condividete il video, buona visione. Achraf Hakimi nacque il 4 novembre del 1998 in Spagna, a Madrid precisamente. È il primo di tre figli e i genitori si trasferirono dal Marocco alla Spagna prima ancora che lui nascesse. Il suo migliore amico in tenera età era il fratello Nabil, con cui iniziò a giocare a calcio. La madre però era contraria, voleva appunto che i figli diventassero degli abili atleti nell'appunto atletica leggera, stiamo parlando quindi soprattutto del nuoto. Tuttavia i due ragazzi preferivano giocare a calcio e lo facevano notare sempre di più ai genitori. La famiglia di Hakimi non se la passava proprio benissimo, infatti il padre era un venditore ambulante mentre la madre faceva le pulizie in casa della gente. Infatti Hakimi in una recente intervista dichiarò che a inizio della propria carriera calcistica, quindi quando aveva intorno ai 5-6 anni, aveva soltanto un paio di calzettoni e quelli dovevano durare per tutto l'anno. Di lì a poco, quindi quando Hakimi aveva intorno ai 6 anni, insieme al fratello decise di iscriversi alla squadra di calcio del proprio quartiere, ovvero il Deportivo Colonia. Qui il giovane Arra aveva in mente soltanto una cosa. Arra è il soprannome che gli affibbiarono proprio appunto i compagni del Deportivo Colonia. Il suo obiettivo infatti qui era di sfondare nel mondo del calcio e infatti lui affermò che nei primi allenamenti che fece appunto con questa squadra si allenava sempre il doppio rispetto agli altri perché voleva migliorare e infatti come vedete in foto i risultati non tardarono perché i due fratelli alzarono al cielo il trofeo del campionato regionale. Hakimi dichiarò che era veramente a un passo da lasciare il calcio, infatti si dedicava pochissimo allo studio e alla scuola e questo non piacque di certo ai suoi genitori che infatti decisero di farlo allontanare dai campi di calcio. Tuttavia l'allenatore del Deportivo Colonia aveva troppo bisogno di questo calciatore, di questo piccolo Arra e allora convinse i genitori che lui stesso si sarebbe impegnato a farlo studiare, a fargli la ramanzina per fargli capire sostanzialmente che lo studio è molto importante. E infatti i risultati a scuola migliorarono insieme a quelli appunto in campo. Il talento di Arra sicuramente non sfuggì ai talent scout del Real Madrid, che infatti lo aggregarono al settore giovanile a partire dalla tenera età di 8 anni.
Qui crebbe mentalmente e calcisticamente. L'occasione giusta arrivò nella stagione 2015-2016. Infatti, le giovanili under 18 parteciparono alla Youth League. La stagione successiva entrò nel Real Madrid B, disputando il campionato di Serie B spagnolo e siglò un gol e ben 8 assist sparse in 28 partite complessive. Nel corso della stagione 2016-2017 riceve la sua prima convocazione in prima squadra nel gennaio in vista della sfida in Coppa del Rey contro il Celta Vigo. Il 1 ottobre del 2017 fa il suo esordio con la maglia della prima squadra in occasione della vittoria casalinga per 2-0 contro l'Espanyol, disputando tutti i 90 minuti di gioco di questa partita di campionato. Il 17 ottobre successivo disputa la sua prima partita in Champions League in occasione del pareggio per 1-1 contro gli inglesi del Tottenham. Il 9 dicembre mette a segno la sua prima rete nel massimo campionato spagnolo, in occasione della vittoria per 5-0 contro il Siviglia. Il 16 dicembre vince la Coppa del Mondo per club FIFA, poiché appunto la sua squadra si impose per 1-0 sui brasiliani del Grêmio. Il 26 maggio del 2018, seppur non disputando la finale, vince la sua prima Champions League, poiché appunto i suoi compagni si imposero per 3-1 sugli inglesi del Liverpool. Chiude la sua prima stagione in prima squadra con un bottino di 2 trofei vinti, con 17 presenze e 2 reti messe a segno. L'11 luglio 2018 viene ufficializzato il 2 ottobre del 2019 mette a segno la sua prima doppietta in carriera contro lo Slavia Praga in UEFA Champions League.
cosa che si ripeterà anche il 5 novembre del 2019 in occasione della partita sempre di UEFA Champions League ai danni della nostra Inter, perché infatti loro vinsero per 3-2. Sapevate che Hakimi professa la religione musulmana e quindi non ha tatuaggi, non fuma e non beve. Attualmente è fidanzato con l'attrice Hiba Abuk, 12 anni più grande di lui, ed hanno avuto un figlio. Ebbene ragazzi, queste sono le curiosità su Achraf Hakimi. Scrivetemi qui sotto se sapevate tutto di lui. Vi ricordo di andare a numerare tutte queste curiosità. Nel momento in cui azzeccherete il numero esatto delle curiosità, così come le ho impostate io sul mio testo, avrete la possibilità di essere salutati in un prossimo video. Prima di lasciarvi però ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, condividere il video e iscrivetevi al canale attivando tutte le notifiche. È una cosa molto importante che molti di voi purtroppo non ha fatto. Fatelo ragazzi, perché così rimanete sempre sintonizzati su tutte le novità del canale. Adesso non vi resta che seguirmi anche su tutti i social. Abbiamo Instagram, abbiamo Telegram, abbiamo Facebook. Su Instagram mi troverete come @ youtuber e abbiamo anche un gruppo, quindi se volete entrare a far parte di questo gruppo basta che me lo scrivete in direct. Adesso è veramente tutto, sempre forza Inter, speriamo che questa Hakimi faccia bene. Ho distrutto anche il microfono, vi ringrazio di cuore per la visione, ci vediamo presto, ciao da Z Club.